Un tipo strano, eh? Mo. Pier, allora, mi prendi o no? Insisti. Ah, ma caspita, questa è una mania. Proprio me devi venire a prendere di petto. È tutto per aiutare il tuo Giorgio, uno che non è nemmeno di qui. Mi dici che gli racconto a tuo padre quando scopre che fai la cameriera da me, eh? A una ragazza come te che va all'università, eccetera, e per di più la figlia del sindaco. Basta, basta, sì, ho capito, non ti va. Bene, non ne parliamo più. Oh, oh. Guarda che io non ho detto che non mi va, eh? Se si trattasse di prenderti per fare un piacere a te, sai che lo farei subito. Io sono sì, lo so che sei un tesoro. Ah, un tesoro, sì, sì. Basta, matta. Carolina, muoviti su. Ma è pesante. Toh, prendi la borsa. E piantala con quel muso. Vedi che io sia entusiasta di tutta questa faccenda. Dammi le chiavi. Se volevi restare con tuo padre, potevi dirlo. Io non obbligo nessuno. Ma per me era diventato impossibile. Oh, per l'amor di Dio, Caroline, non fare così. Che ti prende? Tirati su. Dai, vieni. Andiamo di sotto a sistemare la tua stanza. Sta zitta o t'ammazzo.
Accendi la luce, senza spostarti. Mamma! Mamma! Che fai? Mamma! 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 Aiutami a metterla bene! Su, prendila per i piedi! Hai niente per medicare la mamma? Mamma. Mamma. C'è un piccolo armadio farmacia. E allora prendi qualcosa. Se provi a scappare l'ammazzo, chiaro? Che c'è di sopra? Il granaio. Da quella parte cosa c'è? La campagna. Ma non ci sono altre finestre. Va a chiudere tutte le imposte. Ma perché? Non fare domande. Che cosa vuole? Se vuole dei soldi noi non ne abbiamo, glielo giuro. Me ne frego io dei soldi, dai, scendi! Maris, tuo padre. Calmati, Gaetan. Aspetta, stai tranquillo, non fare scenate. Adesso ti spiegherò tutto bene io, senti. Su, sta un po' buono, papà. Che male c'è se lavoro e mi guadagno un po' di soldi? Tanto finché non riapre l'università sto qui a grattarmi la pancia. Ecco, giusto, è solo per un po' di tempo. Ha ragione, Maris, via, che male c'è? E alla previdenza sociale l'hai iscritta? E di stipendio quanto le dai? Porca vacca, Gaetan, io non le do uno stipendio a tua figlia, io la copro d'oro. Buongiorno, signor curato. Prende qualcosa? Oh, volentieri. Ci penso io. Aspetta. Ora vediamo come te la sbrighi. Portaci due chine calde. Non si dice nemmeno buongiorno. Questa italiana testona. Italiana come la mamma, ma testona come il mio papà. Che paura mi ha fatto. Dalla faccia che aveva quando è arrivato pensavo che mi spaccasse tutto la dentro. Ma no, io l'ho visto subito che bleffava. È di buona pasta il nostro sindaco. Maris, porta una china calda anche a me. Arriva, arriva. Avete il telefono qui? Sì, è là. Avvicinamelo.
Pronto? Sono in casa della famiglia... Come vi chiamate? Barthélemy. Barthélemy. Oh, mi sente? Pronto? Sì, la sento. Allora, che numero le passo? Mi vuole lasciare parlare? Sono in casa della famiglia Barthélemy. Il numero di telefono è... 034. Ah, 0... Noi qui lavoriamo, non abbiamo tempo da perdere con cretini come te. Ma tu guarda questo imbecille, ma lo sai che voleva? La più bella ragazza del paese. Pronto, sente Andrei, centralino? Sono ancora io. Dillo tu, avanti, dillo. Grida, grida! È vero! Senti, brutta oca, io non sto... Fammi il favore, prendi il mio posto al centralino, io torno subito. Non affliggerti, la prossima volta offriamo noi. Ah, sì, certo, sa. Per la festa di San Cin Cin. Ah sì, esiste pure questo santo. E come no, l'ho inventato io. Ci avvelena questo ciccone di Pierre. Ah. Buongiorno, signorina. Già non è più alla posta oggi? No, signor sindaco. Mi ha creduto un matto. Io non ho capito niente. Ah, ma può parlare forte. Prego, si sieda, dalle una sedia. Dunque, ecco, signor sindaco, lei conosce quei parigini che hanno comprato da poco il vecchio casolare? Sì. Bene, si figuri che poco fa mi ha telefonato un tipo per dirmi che ha fatto prigioniere la madre e la figlia e che le sgozzerà, signor sindaco. Ha detto proprio così, le sgozzerà se entro 5 ore non gli portiamo la più bella ragazza del paese. Ah, mia povera Melissa, stavolta si è fatta prendere in giro. E come la vuole la ragazza quel tipo? Tutta intera o a pezzetti? Oppure gliela diamo a pezzi grossi? Magari a due, le due braccia, le due gambe e anche le due chiappe. No, no, gli faremo una bella tratta. Sì, a 20 giorni. La tratta della Bianca. E fantastico! Ma che ti salta in mente di venirci a raccontare? Beh, allora ridete, ridete pure. Ma se è vero, vi garantisco che riderete di meno. Ma no, Melissa, calma. Lei sa che è da un pezzo che i parigini se ne sono andati, no? Un momento. Ma proprio ieri ho visto la madre e la figlia. Sono scese dalla corriera. Ma sì. Marise, tu non ti ricordi niente? È stato ieri, mentre stavamo parlando tutti e due qua davanti. A parte quel tipo che ha preso le sigarette, non mi ricordo altro. Che vi dicevo? È la verità. Non ridete più adesso, Ma questo cosa prova? Probabilmente si tratta soltanto di uno stupido scherzo. Basta telefonare e lo scopriremo. Già, ma se è una presa in giro, facciamo la figura dei fessi, È vero. Beh, però bisogna correre il rischio. Sì. Allora, che aspettiamo? Andiamo tutti alla posta. Aspettatemi, torno subito. Beh, finalmente anche da noi succede qualcosa. Ah, ma sei maligno allora? No, è tutta una buffonata. Qui non risponde nessuno. Sei sicuro che sono arrivate? Ma, sì, li ho viste. Pronto? Sì. Buongiorno, signore. Io sono il sindaco del paese. L'impiegata mi ha detto... So perché mi telefona. Quando portate la ragazza? Senta, ma si tratta di uno scherzo. Se non me la portate entro 5 ore, ammazzo la figlia e finisco la madre. Come finisce? Sì, proprio così. La poveretta è ridotta già piuttosto male. Accidenti. Ma che ha detto? La madre sta molto male. Che cosa ha la madre? Non ho capito. Ha detto che sta male. State zitti, santo Dio. Senta, signore, ma perché fa questo? Lei rischia grosse grane, sa? Me ne frego delle grane. Voglio la ragazza. E subito. E cosa ne vuole fare di questa ragazza? Parlarci. Ah, ma se è soltanto per parlarci, può benissimo farlo con me. Lei non mi conosce, io sono un padre. E chissà, forse posso capirla. Non stia a fare l'idiota. I padri sono dei porci. Non dicevo così per dire. Ho capito, vuole una ragazza. Allora, quando me la portate?
Beh, non è facile dirsi. Bisogna vedere. Senta, se le dessimo del denaro liquido, capisce che una ragazza è una merce di scambio un po' scomoda. No, niente soldi. I soldi non rendono felici. Beh, sono d'accordo, ma ci rifletta bene. Con i soldi potrebbe pagarsi tutte le ragazze che vuole. Me li sbatto i vostri soldi. Se entro 5 ore non ho quello che voglio, le sgozzo tutte e due, ha capito? Allora che vuole? Vuole la ragazza o sgozza le due parigine? Ma questo è un pazzo. È chiaro che è un pazzo, ma intanto dobbiamo fare qualcosa. L'affare è grave, io telefono subito al prefetto. Tu cerca il commissario di polizia del distretto. Non è meglio avvisare anche la gendarmeria? Certo, per favore ci passi e dica al tenente Duchamp di andare al municipio. E soprattutto quello che mi raccomando è che nessuno sappia niente di questa storia. Si potrebbe creare del panico. Ma tu guarda che doveva capitare, proprio qui, in paese. Roba che di solito si legge nei giornali. Sì, ma stavolta sui giornali ci finiamo noi. E allora? Si vede niente? No, si deve essere nascosto. Commissario, questo è mio fratello, il sindaco del paese. Commissario Toyo. Buongiorno, commissario. Mia figlia Marisa, il nostro curato e tutto il consiglio municipale. Piacere. Quel tizio si è mostrato? No, non si è ancora visto. E il prefetto? Ma non dovrebbe tardare, ci vuole una mezz'ora per venire. Bene. Sistema gli uomini come al solito. Li dispongo a ventaglio? Esatto. Un po' a distanza, pronti all'assalto. Com'è fatta la casa? Ha anche l'uscita sul retro? Ma io la conosco bene. Il retro è senza porte né finestre. Bene. Allora gli uomini solo su questi tre lati. Avanti, andate. Oe, attenzione, eh? Non si sa mai, tenetevi a distanza di sicurezza. Tenente Duchamp. È pratico di operazioni del genere? No, non molto. Beh, allora, per favore, lei si occuperà soltanto dei curiosi, degli automobilisti e di chiunque altro possa rompere le scatole. Ecco, piazzi i suoi uomini là, sulla strada. Bene. Grazie. E adesso, che cosa si fa? Beh, aspettiamo. Dal momento che ha chiamato il prefetto, che vuole che faccia? Gli ordini li darà lui. Scusi? Grazie. Quello non s'agita molto là dentro. No. Ma chi gliel'ha fatto fare ad avvisare il prefetto? Perché? I politici fanno solo casino. Lo vedrà fra poco. I miei rispetti, signor prefetto. Salve, Teo. Signor prefetto, sono Duteio, sindaco del paese. Molto piacere. Pare che ne succedano di cose da queste parti, eh? Beh, non proprio tante. Sempre troppe, comunque. Spero che finiamo presto perché devo programmare un viaggio importantissimo. Quella sarebbe la casa? Sì. Allora, Teo, questo... come si può definire? Questa specie di forsennato, l'ha visto? No, non si è ancora mostrato. Ma siete sicuri che ci sia? Questo è un mistero. Però prima al telefono ha risposto. Bene, vedo che gli uomini sono pronti a intervenire. Ah, a proposito, ho pensato di portare con me 3 tiratori scelti. Dove sono? Siamo qui, signor prefetto. Ah, non vi avevo visto. Perfetto. Dunque, se ho ben capito, caro sindaco, l'individuo chiede di scambiare gli ostaggi con una ragazza. È così, vero? Sì, signor prefetto. Oh, che idea idiota. È pazzo. È quello che pensiamo noi. È un'assurdità. Beh, io dico che l'unico modo di comportarsi con questo demente è fare irruzione nella casa. E se fosse armato? Questo al telefono lui non l'ha detto. Ah, no? Ecco, George. E chi è? Un membro della famiglia degli ostaggi? No, no, è Giorgio Mopui, il maestro. Era andato a telefonare al marito di quella povera disgraziata là dentro. Allora? Non era in casa.
Tanto di guadagnato, così a Parigi stanno tutti tranquilli. Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì, lei diceva se è armato. Per me comandare l'assalto è molto facile, signor prefetto. Solo che lei la vede la casa. Può essere attaccata solo di fronte. E se quello è armato, non è l'ideale. Ma comunque sia, non c'è altra scelta. Scusi, signor prefetto, si potrebbe tentare di farlo ragionare. Forse ci riusciamo. A me ha dato l'impressione di essere solo un po' squilibrato. Già, adesso ci mettiamo anche a fare i compromessi e trattative e a servirlo coi guanti, vero? Decine di casi simili sono finiti male solo perché ci si è lasciati intenerire. E poi sarebbe contrario alle circolari del ministero. Ma io lo dico soltanto per le due donne che sono là dentro, perché se voi attaccate fanno una brutta fine. Un pazzo è un pazzo perché non ragiona, signor sindaco. Un po' di buonsenso, perbacco. Sbaglio o dico bene, commissario? Ma, signor prefetto, io eseguo soltanto i suoi ordini. Qui comanda lei. Per gli ostaggi tocca a lei decidere. Andiamo, commissario. Lei sa quanto me che con un pazzo del genere non riusciranno a scamparla. E poi niente ci dice che non siano già morte. Come vuole. Darò gli ordini necessari. I tiratori scelti con me. È sbrigativo il prefetto. Ah, è solo un buffone. Che aspetti? Ti ho detto di guardare. Sbrigati! Sono tutti intorno, vengono avanti. Va a prendere un coltello da cucina e non fare scherzi idioti, se no guai a te. State attenti, ha un fucile! A terra, a riparo, svelti! Fiasco, mancato, fiasco! Quanto ci hai messo? Voltati. Ehi! State indietro o l'ammazzo! Tutti gli uomini indietro! Allora, hai visto che se ne sono andati? Sii ragionevole anche tu adesso. Che ti ha fatto quella ragazzina? A te che ti frega. Non le farò niente se mi portate quello che ho chiesto. So che vuoi una ragazza, è la verità? Esattamente. Voglio la più bella del paese. D'accordo, d'accordo, sta calmo. E che le farai se te la portiamo? Sono fatti miei. Non mi pare. Interessa anche noi, no? È strano, sembri un ragazzo intelligente. Perché non accetti dei soldi piuttosto? Si trovano più facilmente, no? No, non voglio soldi. Io ve l'ho già spiegato prima al telefono. I soldi non fanno felici. Sì, hai ragione. Ti capisco. Ma c'è un problema. La ragazza che stai chiedendo non vorrà venire. Beh, sbrigatevela voi. Io la voglio e basta. Senti, adesso ti faccio una proposta. Se mi lasci entrare, parliamo un po' con calma e vedrai che troviamo una soluzione. Non venire più avanti. Ma di che hai paura?
Lo vedi che non sono armato? Smettila, dammi retta. Fammi entrare. Vedrai che ci mettiamo d'accordo. Fai un altro passo e la sgozzo quanto è veri Dio. Teio, torni indietro. Va bene, d'accordo, vengo. Però hai torto. Ho la sensazione che per te finirà male. Se non ho la ragazza per le 3:30, sarà per questa e per sua madre che finirà male. Accidenti, commissario, ci ha fatto stare col cuore in gola. Quello è irrecuperabile. Sì, però la ragazza la vuole. Altro che, quei tipi lì li conosco. Quando si mettono un'idea in testa, diventano più cocciuti di un mulo in calore. Possibile che nessuno di voi lo conosca? Io non l'ho visto mai. Non è di qui. Pierre, non sarà quello di ieri, delle sigarette? Quello arrivato con la corriera? Sì. Può anche darsi. Potrebbe essere scappato da un manicomio. Questo si può sapere, abbiamo la radio. Senti un po', chiama la centrale, domanda se tra i ricercati c'è uno che somiglia a quel tizio. Subito. Almeno sappiamo che la figlia è viva adesso. Già, ma rimane sempre il problema di come liberare lei e la madre. Dato che dietro c'è un muro senza finestre, qualche uomo potrebbe arrampicarsi sul tetto. Da lì potrebbe spararli addosso, o magari anche catturarla. Lei che ne pensa, signor prefetto? Certo, è un tantino pericoloso, ma è l'unica soluzione, mi pare. Scusate se mi intrometto, ma penso che si potrebbe fare un'altra cosa. Chi è questo signore? È mio fratello. Ah, facciamo un consiglio di famiglia. E lei avrebbe un'idea, diceva. Sì, insomma, la chiami come vuole. Io penso che dopo tutto potremmo portargli una puttana a quel tipo. Perché no? Le dico francamente che la sua idea mi sembra peculiare. La nostra situazione attuale è già abbastanza grottesca per renderla ancora più ridicola. Del ridicolo me ne frego, signor prefetto. Quello che conta per il momento è che là ci sono due donne in pericolo e la cosa sembra che non la preoccupi troppo, a quanto pare. Come si permette? Questo è un affronto! No, signor prefetto, si calmi. Si calmi. Sei impazzito. Mi urta con le sue arie del cavolo. Signor prefetto, potremmo anche vedere se l'idea si può mettere in pratica. Signori, mio fratello voleva solo aiutarvi, altrimenti non si sarebbe... Va bene, ma adesso non perdiamo altro tempo. Conosce qualche ragazza? Sì, ne conosco due o tre, ma non sono del paese. Allora tentiamo il colpo. Che ne dici? Ma devo ammettere che sono dubbioso e perplesso. Ne vuole parlare in disparte? Sì, bene. Ma ti rendi conto che sei il fratello del sindaco? Dai, lasciami in pace, va a leccargli i piedi e basta, eh? Questo non è il momento di litigare, no? E poi, papà, zio François ha proprio ragione. È antipatico il prefetto. Lo so che è antipatico, ma non è un motivo per insultarlo, è sempre il prefetto. È un fesso qualsiasi. Signor Dutail. Chi? Io o mio fratello? No, suo fratello. Vai, e stai calmo. Ah, che carattere tuo zio. Si fa valere. Quel prefetto mi sembra senza cuore. Ma no, è un uomo come tutti gli altri, solo che ha grandi responsabilità. Signori, dopo essermi consultato con il commissario Teio, ho deciso di ingaggiare una prostituta di buona volontà per scambiarla con i due ostaggi che sono in quella casa. Naturalmente voi comprenderete che la materia è molto delicata, senza contare i rischi che la nostra cosiddetta volontaria correrà. Ed è per questo che chiedo la vostra approvazione generale al fine di evitare ogni malinteso in futuro. Ma io penso che siamo tutti d'accordo. Però io vorrei fare una domanda. Che c'è? Sei contrario? No, non si tratta di questo. Solo non vedo perché la ragazza, insomma, questa prostituta, dovrebbe accettare di venire. Ma perché le prometteremo un bel gruzzolo? E chi paga? Il municipio? No, abbiamo pensato che questa spesa può essere coperta in via del tutto eccezionale con il fondo di riserva della prefettura. Ottima idea. Bene, allora noi andiamo via per una mezz'oretta. Quello che chiedo a tutti voi è di restare bene a distanza, di non avvicinarsi alla casa per nessun motivo. Senti, tu tieni tutti sotto controllo. Nessuno deve prendere iniziative durante la mia assenza. Sì, signore. Signor prefetto, possiamo andare. Vengo con voi? Ah, sì. Più siamo e meglio convinceremo la volontaria. Prendi la mia macchina e va con il commissario. Io vengo con lei. Prego. Mi scusi per lo scatto di poco fa. Non si preoccupi, in queste circostanze siamo in pochi a mantenere la calma. Che ne pensi di questa storia?
Chissà che cosa le racconteranno a quella lì. La verità. Ma se nemmeno loro la conoscono. Ad ogni modo, quando arriva lo vede da solo il casino che c'è qui. Intanto per il momento le diranno il meno possibile. Tu che faresti se fossi al loro posto? Che cosa vuoi che faccia? Ma non lo so. Eppure bisogna fare qualcosa. Io trovo che sia giusto che decida lei. Sì, questo è vero. Torniamo dagli altri. Accidenti. Speriamo che non la trovino, quella ragazza. Senti, Bello, ripetimi un po' bene come stanno le cose. Non mi avete fatto capire un cavolo. Ah, è semplice. Tutto ciò che devi fare è occuparti di quel tizio. Mentre tu stai lì, i poliziotti sono specialisti e sanno il fatto loro. Entrano nella casa e gli fanno la festa. E il malloppo? Chi è che me lo sgancia? La prefettura. In via del tutto eccezionale. Lavorare con la madama. Se lo raccontassi nel mio ambiente mi metterebbero in quarantena. Faccia il favore di risparmiarci i suoi arguti commenti. Oh, piantala, Giulietta, non è il momento adesso. Capirai, sai quanto me ne sbatto io. Già, ma se quel tizio se la prende con me, non ci tengo a crepare, nemmeno per la grana. Crepare? Ma se ti ho detto che ci sono degli specialisti. Sì, ma sui giornali si legge che spesso fanno cilecche. Oh, sta tranquilla, vedrai. Però i quattrini li scucite adesso. Ma eravamo d'accordo che te li davano domani. E invece no. Ora ho cambiato idea. Mi dispiace, ma non ci vedo chiaro io in questo affare. Come sarebbe a dire non ci vede chiaro in questo affare? È così. Mi promettete 2 milioni per andare con un uomo. Dunque, o da piccoli avete battuto la testa, o veramente intendete pagarmi. E allora pagare per pagare, se mi volete, pagate subito. Adesso. Oh, Giulietta, ti puoi fidare? T'ho mai fatto bidoni io. E poi chi ti paga è lo Stato. Beh, dico, non ti fidi dello Stato. No, per me lo Stato non è nessuno. Invece, almeno voi siete qualcuno. Anche lo Stato è qualcuno. Il prefetto ti ha dato la sua parola, è lui lo Stato. Ah, allora è lui che paga? Voglio solo sperare che non mi chieda un mio assegno personale. Ah, beh, allora sei così. Autista, fermati, torniamo indietro. No, no, ti proibisco di fermarti. Qui comando io. Oh, piantala, Giulietta, che figura mi fai fare? Senti, o mi pagate o non sono più volontaria, ecco. Ma perché? Non può aspettare fino a domani? Aspettare che cosa? È solo una questione di contabilità. Devo farle un mandato di pagamento nel tesoro pubblico. Lei sa com'è l'amministrazione, no? Oh, è carina l'amministrazione, pare vero. E poi perché il tesoro pubblico non mi paga subito, eh? Troppo comodo. E mica sono stata io a venirvi a cercare, perché dovrei aspettare. Ma guarda questi. Si può sapere per chi mi avete preso? Voi con la puzza al naso non fate altro che sfotterci. Vi facciamo sempre schifo, vero? Ma poi come ci venite con noi? E come ve le fate fare quelle cose che le vostre donne oneste non sono capaci di farvi, eh? Non è così, cocchetto? Proprio a me lo viene a raccontare. Lui è il primo a fottersene dello Stato e io dovrei lavorare a credito. Va bene, basta. Ecco il suo assegno. Al portatore, eh? Agli ordini, signorina. Venga. Bravo, papà. Adesso, per favore, chiudiamola qui, d'accordo? Beh, senta, si decida un po'. Mi avete pagato per aprirla oppure per tenerla chiusa? Finiscila! Sono stato chiaro? Quanta gente. Pensavo che fosse una cosa più intima. Vedi che non sarai sola? Sei più tranquilla adesso. Invece no, mi mette in imbarazzo. Sei pronta, Giulietta? Allora è là dentro che bisogna andare? Bene, coraggio, andiamo. Brava, adesso dispongo gli uomini. Sai che ti dico? Mi sento come la prima volta che ho fatto l'amore. Stupidona. I tiratori scelti in posizione. Tu lassù, tu vicino all'albero e tu nel vigneto. Andiamo, Juliette. Ora vengo, un momento. Dammi un bacetto, tesoro. Deve portarmi fortuna. A tra poco, piccola.
Speriamo. In fondo è una ragazza in gamba. Già. Ehi, là dentro! C'è la ragazza! Falla avvicinare, voglio vederla. Va più avanti, così ti vede. Andiamo tutti e due. No, va tu, io sto qui a dare gli ordini. È più comodo, eh? Ehi, un momento. Ma è armato. Questo negli accordi non era mica previsto. Avanti, Giulietta. Ti sembra il momento adesso di fare delle storie? Ma quali storie? Che cosa farà quello quando sarò nella casa? Signor prefetto, che devo fare? Ce l'ho proprio nel mirino. E che aspetti? Spara! No! Sparate! Sparate! Giuro, commissario, è il prefetto che mi ha detto di sparare. Io le ho detto di sparare. Lei deve aver capito male, non l'avrei mai detta una cosa simile. Non sono mica pazzo io. Te la vedrai con il consiglio di disciplina, imbecille. Glielo giuro sui miei figli, commissario. Il prefetto mi ha detto di sparare. Adesso dice che non è stato lui. Ma è la verità. Io non la racconto delle balle. Vattene in macchina, levati dai piedi. Venite, presto. Presto. È morto? Sono ridotto come un colabrodo. E quello chiede se sono morto. Forse si può salvare, ma bisogna... Lo faccio portare subito all'ospedale. Io vado con lui. Sì, è meglio. No, no, no. Non voglio. Perché se viene all'ospedale, questo è capace di farsi sposare mentre mi stanno operando. Quanto è successo è molto increscioso, ma questo assegno è dello Stato. Salve. Buongiorno. Come sai quello che è successo? Ah, io non so proprio niente. È quel tipo che è nella casa che mi ha fatto chiamare per telefono. Lui? E quando? Mezz'ora fa. Mi ha chiamato la centralinista e mi ha detto che voleva subito un medico. Mi ha detto anche che qui succedevano delle cose strane. Altro che strane. Ha ammazzato una ragazza e ferito Pier. Chi Pier? Quello del bar? Sì, ora è all'ospedale. Beh, ma che aspettate tutti quanti? Espinosa. E che c'entra Espinosa? Abbiamo pensato che ci potrebbe prestare una delle sue figlie. Sono un po', che è vero, ma sono tutte e tre carine. Ma che siete, suonati? Perché dovrebbe... Dopo. Hai ragione. Beh, andiamo dal commissario, così ti fa entrare in casa. Oh, 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 oh.
Ti calmi. Chi ti ha detto che io voglio entrare là dentro? Quello è un tipo pericoloso. Tu al mio posto ci andresti? E che io sono il più frescone di tutti che devo rischiare la pelle. Ma tu sei un dottore. Non sono mica il solo. C'è Perren che è un buon medico. Ah, mi fai schifo, Antoine. Sei un vigliacco fifone. Vigliacco, fifone, vigliacco io. Attenta a quello ma che dici. No, Antoine, calmati. Io non ne voglio sapere niente di quello che succede in quella casa con quel pazzo scatenato. E poi qui siamo fuori dei limiti del comune, non è più zona mia. Lui dice per scherzo, lo sa che non hai paura. Ma non sono venuto qui per farmi insultare. Ma chi ti insulta, pianti? Vieni, andiamo dal commissario e dal prefetto, su. Tu se non litighi non sei contento, zio. Ah, quello si caca sotto, è un vigliacco. Domandalo a chi ti pare e te lo diranno come si è imboscato durante la guerra. Oh, mica tutti possono essere come te. E va bene, farò questo sacrificio, però voglio delle garanzie precise per mia moglie e per mia figlia. Non capisco di che razza di garanzie stia parlando, dottore. È semplice, signor prefetto. Lei metta che quello mi storpi in qualche modo o che mi ammazzi. I danni chi li paga, eh? Beh, non siamo a questo punto. Ma certo che ci siamo, e come? Un pazzo che uccide una persona e ne ferisce un'altra non le basta? Che vuole, una strage? È un favore che ti chiediamo. Ah, bravo, un favore. Quando si tratta di chiedere un piacere tutto sembra facile, però se capita che uno ci rimane fregato, tutti si tirano indietro, eh? Ho un collega che si è trovato in una situazione simile e lo scherzetto gli è costato un sacco di soldi, più di 3 milioni. Va bene, ho capito. Se ti succede qualcosa, pago io, contento. Attenzione, attenzione, qui ci sono dei testimoni, ti sta impegnando, eh? Pagherò io, è chiaro? E va bene, ci vado, d'accordo. Allora, sistema gli uomini e che nessuno spari senza il mio ordine. Guai a chi prende iniziative, capito? Ehi, lassù! Mi senti? Qui c'è il dottore che hai fatto chiamare. Deve spogliarsi. Cosa? Se non si spoglia, non entra. Ha paura che lei sia armato. Faccia come dice, dottore. Ma è assurdo, è ridicolo. Non posso spogliarmi così davanti a tutti, no? Se vuole entrare in quella casa, non c'è altro mezzo. La casa, al diavolo la casa. Me ne frego di entrare là dentro. Sbrigatevela voi, commissario, io me ne vado. Arrivederci. Stavolta gli spacco quel grugno. Fermo, miserabile. Tu, gente. Fermo, Franzo. Levami di qua, di dosso. Stia fermo, che lo arrangio. Non lasci io, stare. Stia fermo. Ma questo è impazzito. Dottore, ascolti bene. Se lei non entra in quella casa, io la incrimino per omissione di soccorso a un ferito. Non ne hai il diritto. Non ce l'ho. No. Le faccio vedere io, capitano. Da questo momento il dottore è in stato di arresto. Lo affido a lei. Un momento, che fate? Basta. Ci vado. Va bene. Tutti gli uomini al loro posto. Lei è un gran porco. Va bene così? No, niente borsa. Prendi in mano solo gli apparecchi necessari. Dottore, dimentichiamo quello che è successo. Pensi solo che lei è un medico. Lo so da me quello che devo fare, ma niente consigli, caro il mio Metto. Tu torna indietro con gli altri. Scendo ad aprire. Il vostro medico è davvero un bel tipo. Io lo trovo disgustoso. Beh, dopo tutto la situazione è delicata. Nessuno ha qualcosa da bere, qua si crepa di sete. Dovrebbe esserci ancora qualche birra nella mia macchina, se no mando l'autista a prenderne. Se permettete offro io, signori. Grazie. Sarei curiosa di sapere quanti di loro stanno veramente pensando a quella donna e a sua figlia. Che rischiano una morte orribile. Tu sai come la penso, ma poi dici che io non faccio che parlare male della gente. E invece hai ragione. Tutti pensano solo a sé. Si schiaccerebbero l'un l'altro se potessero. È un vero schifo.
Non c'è niente da fare. Prima, quando si sono buttati tutti quanti su quel povero disgraziato del dottore, io pensavo, chissà loro cosa farebbero al suo posto. Lasciamo che risolvano questo sporco affare come credono. È meglio fare solo da spettatori. Allora, come va quel ferito? Beh, non è molto grave, se la caverà. Ah, guardate, ci se ne chi è che sta uscendo. Andiamo, signor prefetto? Ah, sì. Posso venire? Sì, venga. Allora, dottore, come stanno? Male. Soprattutto la madre. Ha preso una tremenda botta in testa. Il tizio l'ha medicata un po', ma cosa vuole? Ha bisogno di cure. L'ha medicata? Ma allora non è pazzo? Ma certo che è pazzo. Se vedessi in che stato sono ridotte quelle poverette. Che altro gli ha fatto? Pensi che le abbia violentate? No, non credo. Ma lei cosa pensa di quell'individuo? Glielo sto dicendo, signor prefetto. È un pazzo pericoloso, un paranoico isterico. Ha un'idea fissa. Solamente qual è? Vattene a pesca. Quei tipi là sono i più difficili, perché nella loro pazzia sono lucidissimi. Bene, ora scusate un momento. Devo tornare a somministrare un calmante alle due donne. Quelle disgraziate sono sotto shock. Qui ci si può anche rimettere la carriera, eh? Ehi, sta arrivando Espinosa. Ah, oh, finalmente. Chi gli parla adesso? Il sindaco è la persona più indicata. E va bene, ci parlo io. Scendete. Caro Espinosa, buongiorno. Sei stato gentile a venire. Buongiorno, signor sindaco. Non è successo niente di male, no, spero. No. Vedo che hai portato una parte della tua famigliola. Sì, le ho prese perché lei ha mandato a dire di portarle con me. Hanno fatto qualcosa? No. T'ho mandato a chiamare perché abbiamo bisogno di te. Ah. Ne ha bisogno il paese, un po' tutti, anche il signor prefetto. Ah, lei è il signor... Espinosa. Già, benissimo. Ci vuoi aiutare? Se è nelle mie possibilità, certamente, signor sindaco. Visto? Lo dicevo io che potevamo contare su Espinosa. Innanzitutto devo dirti, caro Enrico, scusi, che io... Scusi, signor sindaco, io mi chiamo Emilio. Diamine, ma dove ho la testa? Come faccio a dimenticare il tuo nome? Sono ormai 15 anni che ci conosciamo, no, Emilio? Beh, ci conosciamo. Che vuole? Lei è il sindaco. Comunque, ti stavo dicendo che il Consiglio Comunale ha esaminato di nuovo la tua domanda di naturalizzazione. Oh, io ci avevo già fatto una croce sopra. E invece questa volta è fatta, approvata. Il Consiglio ha dato parere favorevole all'unanimità. Ormai è ufficiale. Citazioni vivissime, signora Espinosa. Grazie, signor prefetto. Lei non immagina quello che significa ma per sì, me. Sì, che lo sappiamo. Il nostro amico Espinosa è padre di 6 figli. Oh, bene, deve essere una famiglia molto simpatica. Già. Sì. E poi se lo meritava perché ha dovuto superare un sacco di difficoltà. Stringiamo, sono 2:30. Faccio quel che posso. Ora ascoltami bene. Vedi quella casa? Eh? Dunque, lì dentro c'è un pazzo che tiene in ostaggio 2 donne, 2 parigine. E tu sei il solo che le può salvare. Perché? Il pazzo è della mia famiglia. Ah, no, aspetta, che diamine, lasciami almeno finire. Tu ci aiuti o no? Se posso. Salvarle è semplicissimo. Basta che lasci entrare in quella casa una delle tue figlie. Le mie figlie? Ma che stai dicendo? Ma non tutte e due, una sola, basterà. Ma perché la volete mandare nella casa? Te lo dico io perché. Non lo stare a sentire, Espinosa. Prendi le tue figlie e portale via di qui, dai rete a me. George, che ti prende? Chiunque lei sia, giovanotto, nessuno l'ha autorizzata ad intromettersi. Vuoi veramente sapere che succede in quella casa? Beh, adesso te lo dico. Là c'è un pazzo che ha già ammazzato una donna e ferito Pierre. Questi vorrebbero che tu mettessi in mano una delle tue figlie a quell'assassino, a quel pericolo pubblico, in cambio delle 2 donne prigioniere. Ma perché chiedono questo proprio a me? Perché tu sei povero, Espinosa. Se accetterai di fare quello che ti chiedono, loro ti ricompenseranno dandoti la naturalizzazione. Me lo scambio, eh? Una figlia di meno e un buon lavoro. Sì, è vero, ma questo non significa che... Emilio. Emilio, aspetta! Vigliacchi assassini, figli di cani disgraziati. Siete a questo punto. Adesso lo capisco, perché prima mi ha chiamato per nome, come un vecchio amico.
Quasi quasi mi avrebbe abbracciato. Ora capisco quello che avete pensato. Chiamiamo quel poveraccio di Espinosa. Con un contentino gli faremo fare tutto. Caro Emilio di qua, mio povero imbecille di là. È padre di 6 figli, lui. Noi gli diamo la nazionalità francese. E figuriamoci se rifiuta di prestarci una sua figlia. E se dico prestare, lasciamo perdere. Ancora non vi basta di abusare di loro ogni volta che le incontrate nei campi. Non mi basta di approfittare di loro perché quelle non capiscono le porcherie che gli fate fare. Tanto le denunce che presento io finiscono nell'immondizia. Non è stata colpa mia se io ho avuto questa sfortuna. Se le mie figlie poverette non sono normali, me le volete anche ammazzare adesso. Ma che male vi ho fatto io? Che male! Non te la devi prendere così. Torna a casa, va? Torna a casa. Non me lo meritavo, signor sindaco. Proprio non me lo meritavo. Comunque puoi stare tranquillo per la nazionalità francese. Siamo al punto di partenza, signor prefetto. Cominciavamo a preoccuparci. No, tutto bene. Mi ha incaricato di dirvi una cosa importante. Di che si tratta? Ecco, mi ha detto di dirvi che lui, la ragazza che vuole, la conosce e che vuole quella e nessun'altra. Le ha detto il nome? Ma come vuole che la conosca se non è del paese? Calma, calma, lasciamo parlare il dottore. Chi è? Non lo so, il nome non me l'ha detto. Mi ha detto solo che è la ragazza che parlava col padrone del bar ieri mattina. Bisogna domandarlo a Pierre. Sono io. Lei? Ma lei, se non sbaglio, è la figlia del sindaco. È così, esatto. E lei conosce quell'uomo? No, non lo conosco. Ma ero con Pierre quando ha comprato le sigarette. Ma non vorrà entrare là dentro. Su questo non c'è il minimo dubbio. Ah, lei no. E perché lei no? Io sono stato costretto con la forza ad andarci. Tu adesso te ne vai. Ma fermo, idiota, inutile che spingi. Non finisce così questa storia. Credo che se quell'uomo è me che vuole, è meglio che ci vada. Ma che sei pazza? Io dovrei sacrificare mia figlia per 2 donne che nemmeno conosco. Ah, no. Tua figlia non la vuoi sacrificare, ma quella degli altri sì. Perché la figlia di Espinosa? Perché non la tua? E perché proprio te? Ci sono più di 300 ragazze in paese, basta mandarne un'altra. Scusami, papà. Mi dispiace molto dirtelo, ma mi vergogno di te. Sei tu che dovresti dare l'esempio. Che cosa penserà la gente? Ma che me ne frega di quello che pensa la gente? Ho solo te al mondo e non voglio perderti. Sta calmo, papà. Andrà bene, vedrai. Tua figlia salverà quelle 2 poverette. Andiamo. Mi dispiace, signorina, ma se suo padre si oppone, non posso lasciarla entrare in quella casa. Mi faccia il favore, te io, non ci si metta anche lei. Marisa. So quello che faccio. Sono maggiorenne, mio padre non c'entra. Signorina, io non posso che esprimerle tutta la mia ammirazione per il suo coraggio. Sono pronta, commissario. Papà, papà, ti prego, lasciami. Fermati, papà, smettila, per favore, dai. Mi stai facendo male. Bisogna che ci vada. Sii ragionevole. Qualcuno deve fare qualcosa. Marise! È proprio decisa? Assolutamente. Perché lo fa? Per cancellare tutto lo schifo che ho visto dall'inizio di questa faccenda. Anch'io l'apprezzo molto, signorina. Andiamo. Per colpa sua in questo affare ci ha già rimesso la pelle una donna. Guardi che se succede qualcosa a Marise, io l'ammazzo. Me ne frego se è il prefetto. Ehi! Eccola. Fatela spogliare. Ma non è armata. Questo lo dici tu.
Basta così o continuo? No. Manda fuori gli ostaggi. Prima deve entrare lei. No. Prima gli ostaggi. Levati dai piedi, tu. Scenda ad aprire. È coraggiosa, eh? Avanti, andiamo. Fermatevi! È finita, coraggio. Non avete più niente da temere. Le faccio portare all'ospedale, presto. Fatti guardare. Sei bella. Hai avuto paura a venire? Ce ne hai tanti di ragazzi. Allora, parla! Non ne ho nessuno. E se ti ammazzassi? Ma perché? Per vendicarmi. Di cosa? Non ti ho fatto niente di male. Sei una donna. Perché sei venuta? Sono venuta. Ecco tutto. Ho pensato che se tu hai avuto il coraggio di fare quello che fai, potevo avere anch'io il coraggio che hai tu. Almeno se siamo uguali, non avrai verso di me il rancore che hai verso tutti. Ho voglia di picchiarti. Puoi anche farlo. Se vuoi. Non ci sto bene con te. Vieni. Non posso. Io... Lasciami stare. Perché mi hai voluto qui? Non lo so più. Perché mi abbracci? Perché ho paura. Stringimi forte.
Si potrebbero mandare due o tre uomini sul tetto, da questa parte. E poi altri due dall'altro lato, là. Che cosa? Stiamo preparando un assalto. Lei deve capire, signor Dutey, che non possiamo restare in eterno in questa situazione senza agire. Ma che vi siete scemiti? C'è mia figlia là dentro, perciò non attaccate un accidente. Dutey, capisco che si tratta di sua figlia, ma la prego di moderare il suo linguaggio. Lei comincia a rompermeli, eh? Nessuno si muove finché mia figlia è là. Oh, noi la comprendiamo, Dutey, mi creda, solo che anche lei deve capirci. È da questa mattina che seguiamo gli ordini di quel pazzo. E ormai ne abbiamo abbastanza, non le pare? No, commissario, non dobbiamo giustificarci con nessuno. Fino a prova contraria sono io che comando. E questo che significa? Significa che attaccheremo la casa, perché così ho deciso. Capitano, disponga gli uomini per la sì! Disgraziato incosciente, verme schifoso. Sei tu che comandi, eh? E da stamattina che commedi solo guai. Ma chi comandi tu? Sei un idiota deficiente, ma io ti strangolo, sai? Hai già ammazzato Giulietta e adesso vuoi ammazzare mia figlia, vero, porco? Non finirà così, questo le costerà molto caro. Maledetto. Un po' di maniera, che diamine, un po' di autocontrollo, un po' di dignità. Carogna. Lei non mi rispetta, io sono il prefetto. E ne frega. Sappia che la mia persona rappresenta lo Stato. Vieni da dire qui, avvicinati se sei un uomo, vieni. Ma porca vacca, mi vuoi lasciare sì o no? Non fare l'idiota, Gaetano, piantala, ti ficchi in un sacco di grane. Dovrei lasciare morire mia figlia, allora? Perché lui è il prefetto? Prefetto dei miei coglioni. Dovreste vergognarvi. Tutti quanti siete, bello spettacolo. Stai zitto, ubriacone che non sei altro, non è il momento per la predica adesso. Smettila, eh? Non credere che perché sono prete non ti possa rifilare un calcio. Va al diavolo, piantatela. E tu sta buono, ci sei simpatico, però adesso non ci devi scocciare, eh? Ma di chi è la colpa di questo schifo? Di tutti voi, eh? Tu poi hai una bella faccia tosta, perché ti sei scagliato contro quel disgraziato del dottore che non voleva farsi ammazzare. Ma prima avevi mandato a crepare quella povera Giulietta. Sta bene attento a quello che dici. Giulietta lo sapeva perché veniva qui. È forse colpa mia se quel pazzo ha sparato? La colpa è di tutti voi. Come? Nessuno escluso. Ma sì, l'avete raggirata senza scrupoli. Tanto che cos'era Juliette per voi? Se è morta, la colpa è di chi ha sparato per primo. E a dare l'ordine di sparare non sono stato certo io. Ah no, questo è vero, non sei stato tu. Ma allora, perché non dici chi è stato, eh? Perché volete coprire chi ha la responsabilità del massacro? Io non accuso nessuno. Ma è quello, è lui che ha dato l'ordine di sparare. Io non potevo prevedere quello che sarebbe successo. Sicuro, sicuro. Prevedere non è compito suo, non è vero, signor prefetto? Dopotutto lei rappresenta lo Stato. Insomma, tutto quello che è la legge. Uguale per tutti, a parole. Ma lei è colpevole non solo per le vittime di oggi, ma anche per quelli che soffrono a causa della sua mancanza di umanità. Lei non poteva prevedere, dice. Può darsi, però non ci ha nemmeno provato. Così che adesso fa la figura dell'assassino. Proprio come quel pazzo che è là dentro. Signor curato, se non la smette, mi vedrò costretto ad accusarla di oltraggio a un funzionario. E perché dovrei smetterla? È da stamattina che sto zitto, là, buono, nel mio angolino. E poi in tutta questa storia è lei, commissario, che recita la parte più bella. Lei è la personificazione ideale della polizia. Lei se ne infischia. Non le permetto. Ancora una parola, io... E lei cosa? Mi farà picchiare? Oppure mi farà mettere in galera solo perché non la penso come quelli che la pagano? Beh, adesso ti sei sfogato abbastanza. Su, su, vieni. Sei stanco. Sono stanco. Sono stanco. Bel modo di dire. Lui pensa che io sia sbronzo proprio del tutto. E se fosse, è meglio che essere dei criminali come voi. Con chi ce l'hai? Io sono una persona onesta. Ah, non dire frescacce. Ma guardati, signor Dutey, tu sei l'esempio tipico della bella società d'oggi. Eh? Un buon piccolo borghese, un bravo sindaco, il vero modello del cittadino perfetto. Ma se si gratta un po' che si scopre, eh? Che sei un ipocrita della peggiore specie. Puoi vedere una ragazza che muore e fregartene. E questo sarebbe ancora niente. Che gioia vedere con quanto impegno, con che falsità volevi convincere quel povero Spinosa a darti una delle sue figlie, senza nessuno scrupolo. Ma quando si è trattato di tua figlia, allora, non ti andava più, eh? Sei un vigliacco. Siete tutti vigliacchi, mi disgustate, mi fate schifo. È vero, io bevo, sì. Però se io bevo è solo perché Dio non è più tanto presente in me da nascondermi l'indecenza del... Signor prefetto, non si può aspettare ancora prima di attaccare. Aspettare, sì. Sì, forse è meglio.
Ormai ci conviene aspettare la notte, può darsi che si addormenti. Che ne dice, signor prefetto? Sì, sì, sì. Certo, perché non me l'ha proposto prima? È una buona soluzione. Sto bene con te adesso, sai. Ce l'hai con me perché ti ho costretta a venire qui? No. Ti giuro che anch'io sto bene. Io non sono cattivo. Ho delle crisi. Mi durano un po'. Poi mi passano e torno normale. E adesso ti senti felice? È stata mia madre. Mi bruciava i piedi con la sigaretta se mi facevo la pipì addosso. Avrei voluto ucciderla. Mi ha fatto ammalare. E tuo padre? Mio padre è un biglietto da 1000. Hai capito, vero? Dove eri prima di venire qui? In manicomio. Ma non sono pazzo. Ho delle crisi. Poi passano, non sono pazzo. Ho anche preso l'autobus. Sono normale, non sono pazzo. Ma no, certo. Volevo vedere mia zia. Mi voleva bene. È nel cimitero di Bligny. Oh, ma qui siamo a Saint-André. Ero senza soldi, non potevo comprare i fiori. Ho comprato le sigarette, anche se avevo fame. Sono 3 giorni che non mangio. Ma posso resistere ancora. E il fucile? Chi te l'ha dato? Non me l'hanno dato. L'ho rubato in una casa. Non c'era nessuno. È anche automatico. Bello, eh? Hai visto come sparo bene? Perché non mi abbracci? E adesso? Cosa facciamo tutti e due? Tutti e due? Sì, tutti e due. Siamo insieme. Ma non possiamo restare sempre qui. Bisogna andare via, lontano. Perché? Mi stanno aspettando. Vogliono farmi del male, preferisco morire. E io che faccio? Non ci pensi a me. Io non voglio che muori. Voglio vivere con te. Restiamo qui. No, come si fa? Se non restassimo qui, alla fine riuscirebbero ad entrare. Dobbiamo andare via. Dobbiamo trovare un modo per... Tu hai fiducia in me adesso?
So io come fare. Siamo salvi, perché loro non pensano che siamo amici. Noi usciamo di qui. Tu devi fare finta di tenermi stretta e di minacciarmi col fucile. Devi sembrare deciso a tutto. Dunque, mi terrai stretta davanti a te. Io farò finta di avere paura. Intanto tu griderai che mi uccidi se non ci lasciano passare. Loro si scanseranno. Noi andremo fino alla strada e prenderemo una qualsiasi delle loro macchine. E quando l'avremo presa, ce ne andremo senza che possano farci più niente. Allora, andiamo. Vieni. Su, vieni. Tienimi per le braccia. Così. Il fucile è carico. Per forza. Fa attenzione. Il mio è impermeabile. Andiamo. Andiamo. Fermatevi! Buttate a terra le armi! Obbedite! Mi stringi troppo. Mi fai male. Zitta, e recita. State indietro! Vattene! Avanti, portatelo via. Io credo che la mia presenza qui non sia più necessaria. Domani passi da me in prefettura. Vuole che l'accompagni con la mia macchina, Teio? Non ci tengo. I miei ossequi, signor prefetto.